l'unica via, solo tu sei l'autore di vita, solo tu puoi dare la vista ai ciechi, solo tu sai dare la pace, solo tu avrai cura di noi, solo tu sei Dio. Ti offrirò la mia lode, canterò un nuovo canto e benedirò il tuo nome, perché non c'è altro Dio pari a te, tu sei la sola unica via, solo tu sei l'autore di vita, solo tu puoi dare la vista a ciechi, solo tu sai donare la pace, solo tu avrai cura di noi. Solo tu sei Dio. Solo tu sei l'autore di vita, solo tu puoi dare la vista ai ciechi, solo tu sai donare la pace, solo tu avrai cura di noi, solo tu sei Dio. T'offrirò la mia lode, canterò un nuovo canto e benedirò il tuo nome, perché non c'è altro Dio pari a te, tu sei la sola unica via, solo tu sei l'autore di vita, solo tu puoi dare vista ai ciechi, solo tu sai donare la pace, solo tu avrai cura di noi, solo tu sei Dio, solo Gesù ti ama, sto
dietro di me. Dietro di me. Ogni paura, ogni dubbio, perché una grande gioia. È una grande gioia. Io sento il cuore. Io sento il cuore. Se penso a quanto è buono il mio Signore. Fatto i cieli sopra di me, sopra di me. Ha fatto il sole, il mare, i fiori. Ma il più bel dono che mi ha fatto il Signore è stato la vita e del suo amore. Ho abbandonato dietro di me, dietro di me. Ogni tristezza, ogni dubbio, perché il mio Signore è nel mio cuore, è nel mio cuore. Ed il mio cuore è pieno del suo amore. Se poi un giorno mi chiamerà, un lungo viaggio io farò per monti e valli. Allora a tutti io dirò, sappiate che dietro di me, ogni paura, ogni dubbio, perché una grande gioia, io sento il cuore, io sento il cuore. Se penso a quanto è buono il mio Signore, se poi un giorno lungo viaggio io farò per monti e valli. Allora a tutti io dirò, sappiate che è buono il mio Signore. Per monti e valli allora a tutti io dirò, sappiate che è buono il mio Signore. Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio in sull'ora nona, che è l'ora dell'orazione, e si portava un certo uomo zoppo dal seno di sua madre,
il quale ogni giorno era posto alla porta del tempio detta Bella per chiedere elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo veduto Pietro e Giovanni che erano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, affissati in lui gli occhi, disse: riguarda a noi. Ed egli li riguardava intensamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quel che io ho te lo dono. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, levati e cammina. E presolo per la man destra, lo levò, e in quell'istante le sue piante e caviglie si raffermarono. Ed egli d'un salto si rizzò in piedi e camminava, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare il Dio, e lo riconoscevano che egli era quello che sedeva in sulla bella porta del tempio per chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era avvenuto. E mentre quello zoppo che era stato sanato teneva abbracciato Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito concorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? Ovvero, che fissate in noi gli occhi, come se per la nostra propria virtù o santità avessimo fatto che costui cammini? L'Iddio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo figliuolo Gesù, il quale voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste davanti a lui, benché egli giudicasse che egli dovesse essere liberato. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto, e chiedeste che vi fosse donato un micidiale, e uccideste il principe della vita, il quale Dio ha suscitato dai morti, di che noi siamo testimoni. E per la fede nel nome d'esso, il nome suo ha raffermato costui, il quale voi vedete e conoscete. E la fede che è per esso gli ha data questa intiera disposizione di membra in presenza di tutti voi. Fin qui la parola di Dio, e raccomando vivamente di continuare a leggere tutto il capitolo, che è glorioso. Sì, certo, dobbiamo limitare anche la lettura per questione di tempo, ma la parola del Signore è il cibo, la sostanza a ogni anima affamata, desiderosa, a ogni persona che vuole sentirsi veramente bene, e dico bene sotto tutti gli aspetti, spirituali, fisici. Gloria al nome del Signore. È qualche cosa che ho sempre affermato, e non lo affermo io, lo dice la parola di Dio: e quando l'uomo sta bene dentro, sta bene anche fuori. Ho fatto tante volte un esempio che desidero farlo ancora in questo momento. Quando si è in una buona casa, ben fatta, solida, sostanziosa, in un periodo di freddo rigoroso d'inverno, e in questa casa c'è un caminetto acceso, ben fatto, fuori potrà scendere pioggia torrenziale, può cadere la neve, una tormenta, raffiche, ma dentro si sta veramente bene. Così è ogni cristiano che confida nel proprio Dio, che ha realizzato una salute interiore. Ogni cristiano, quando sta bene dentro, sta bene anche fuori. Parliamo di salute, parliamo di benessere. C'è una umanità, c'è un mondo che parla sempre di benessere. Oggi è l'argomento preferito, ma il benessere di cui parlano gli uomini è soltanto un benessere apparente, è soltanto un benessere superficiale, è soltanto un benessere temporale, è un benessere che riguarda... E poi fino a che punto è benessere e stare bene? Fino a che punto... Stiamo esaminando noi questa sera. Oh, ci troviamo davanti ancora a il primo miracolo che avvenne, fatto dagli apostoli dopo la discesa dello Spirito Santo, dopo aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E parliamo di benessere. Quest'uomo era lì fin dalla nascita, dice la scrittura. Si trovava ancora sul tempio, nel tempio, alla porta detta Bella del tempio. Sembra proprio un controsenso. Un paralitico fin dalla nascita
buttato lì per terra alla porta del tempio chiamata Bella. Qualcuno oggi avrebbe detto: ma questo, si vede che allora non c'era il ministero delle belle arti, mettere uno zoppo, una persona di quel genere, per rovinare quello che è l'estetica, quello che può essere la bellezza architettonica di quel lato, di quel tempio. Bene per lui e buon per lui che all'epoca non c'erano tante istituzioni, non c'erano tanti controlli. Lui stava lì perché aveva bisogno di stare lì. Lui non poteva muoversi fin dal seno di sua madre, era nato in quelle condizioni. Non conosceva il benessere, non conosceva la salute fisica. Non poteva correre come tutti i bambini quando era bambino. Non ha potuto camminare come tutti gli uomini. Non poteva, era un invalido. Era portato lì, non aveva nessuna pensione a quel tempo. Come poteva vivere un uomo di questo genere? Stendendo la mano a coloro che si avvicinavano, chiedendo un nichelino, una monetina, e quando gli andava bene c'era qualcuno che gli dava qualche monetina un po' più pesante o più luccicante. Ma ormai la sua vita era rassegnata, quest'uomo non aveva nessuna speranza, quest'uomo non credeva di poter avere nessuna speranza, era lì condannato, non c'era scienza medica che potesse rilevarlo da quella condizione. Non c'era possibilità alcuna. Io penso che quell'uomo era diventato meccanico nel suo gesto di stendere la mano a ognuno che passava. Lo faceva meccanicamente, stendeva la mano perché era l'unico mezzo per sopravvivere, l'unico mezzo di sussistenza. Quante frustrazioni ci sono state nel suo cuore, il Dio solo lo sa. Quante sofferenze profonde, il Dio solo lo sa. Quante angosce, quante gelosie nei riguardi di coloro che camminavano davanti a lui. Ma col tempo si è assuefatto anche a quello. Col tempo il suo spirito è stato abbattuto. Col tempo si è rassegnato. Cosa poteva fare? Dice qualcuno che il Dio ha donato la rassegnazione agli uomini. Ma l'uomo si può rassegnare per le cose che non può farci niente. L'uomo si deve rassegnare per dove non può arrivare. Ma l'uomo che ha fede non si rassegnerà mai, perché confida in Dio. Gloria al nome del Signore. Ma quell'uomo aveva fede? Io vi chiedo se quell'uomo aveva fede. Forse la sua posizione vicino al tempio lo portava proprio perché era un uomo israelita, abituato a confidare in Dio, ma certo non credeva che Dio si interessasse proprio di quello storpio, di quell'uomo paralitico, fin dal seno di sua madre. Pensava che Dio si interessasse degli altri, era fuori al tempio, non era dentro. Era vicino a quella porta per chiedere l'elemosina. Ma il Dio gli interessa anche se sei uno storpio, anche se sei un paralitico, anche se sei un invalido al 100% o al 200%. Il Dio si interessa di noi, si interessa di te, alleluia, perché Dio ti ama. Gloria a Dio. Dio amava anche quell'uomo? Lo amava quell'uomo? Oh, ce lo conferma questo miracolo. Ma quanti miracoli non sono scritti, che sono avvenuti e che avvengono tutti i giorni, tutti i momenti, per coloro che sanno approfittare del momento in cui Dio li visita, nel momento in cui Dio bussa alla porta del loro cuore, nel momento che Dio si dispone a fare qualche cosa che soltanto Lui può fare. Ma c'è una umanità che si confida molto più facilmente degli altri uomini. E dice un verso della scrittura: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Con questo non possiamo dire, qualcuno potrebbe tacciarmi di antisocialismo, di essere antisociale, che si tende a predicare un isolamento da parte dell'uomo. No, la parola di Dio dice molto chiaramente: noi possiamo e dobbiamo avere tutti i rapporti possibili. Ma confidare nell'uomo cosa significa? Significa confidare in qualcuno che è molto limitato, qualcuno che può fare ben poco. E in un mondo che dice morte tua e vita mia, potremmo noi confidare nell'uomo? Vorremmo noi confidare nell'uomo? Ho confidato tanti anni nell'uomo, abbiamo confidato tanti anni nell'uomo, abbiamo confidato nei medici, nelle medicine, abbiamo confidato in tante situazioni, abbiamo confidato nel personaggio politico, abbiamo confidato in colui che ci poteva dare il posto di lavoro, abbiamo confidato in quell'amico che ha detto: non ti preoccupare, me la vedrò io, ti farò, ti dirò. Abbiamo confidato in quello che era un aumento, abbiamo confidato in tante maniere e siamo stati sempre delusi. L'unico che non ti deluderà mai è che non mi ha mai deluso e che non vi ha mai delusi e che non vi deluderà giammai è il nostro Dio, il Signore, l'Eterno. Gloria a Dio.
poteva mai aspettarsi quest'uomo di essere al centro dell'attenzione di Dio? Non me l'aspettavo nemmeno io un giorno di essere al centro dell'attenzione di Dio. Siamo tutti al centro dell'attenzione di Dio. Dio si interessa di tutti quanti. E Dio vorrebbe che tutte le sue creature fossero salvate, che gli appartenessero, che confidassero in Lui. E Dio aveva creato l'uomo per farlo vivere bene. Il vero benessere viene soltanto da Dio. Dio ha creato il bene. Dio ha creato il bene. Ma qualcuno dice, ma c'è anche il male. Dio non ha creato il male. Il male è l'opposto del bene. L'ingiustizia è l'opposto della giustizia. Dio ha creato soltanto il bene. Il male è venuto in disubbidienza a ciò che Dio aveva creato e ha creato. Gloria al nome del Signore. Ecco che quest'uomo è lì, come tutti i giorni. E dice la scrittura, era intorno all'ora nona, che è l'ora dell'orazione. Mi ha colpito questo piccolo verso, sapete? L'ora dell'orazione. Non dice era un'ora per pregare. Era stabilito proprio come orario dagli israeliti l'ora dell'incontro con Dio, l'ora dell'orazione. E quanti si vergognano di dire io devo pregare, perché è stato insegnato a essere bigotti. Il Signore non vuole i bigotti, non vuole quelli che dicono mia colpa, mia massima colpa e non me ne importa niente. O quelli che fanno con la faccia di santità e poi agiscono in maniera completamente diversa. E Dio vuole che le sue creature, i suoi figliuoli, hanno un colloquio con Lui, dialogano con Lui, che vogliamo avere ognuno la nostra ora di orazione davanti a Dio. E obbediente a questo o a questa ora stabilita, lo Spirito Santo quel giorno, come tanti giorni, non era solo quel giorno che Pietro e Giovanni si portavano nel Tempio, ci andavano tutti i giorni probabilmente, ci andavano forse più volte al giorno, non è scritto. Quello era un giorno che sembrava uno dei tanti giorni. Quello era il giorno dell'Eterno per quel paralitico. Quello era il giorno prezioso per quell'uomo. Questo può essere il giorno prezioso per te. Lo credi? Può essere il giorno prezioso proprio per te. Per te che sei qui in sala per la prima volta, la seconda volta. Per te che mi ascolti e mi vedi. Può essere l'ora preziosa per te in cui questa predicazione di questa parola può dare un grande risultato alla tua vita. Gloria al nome del Signore. Un giorno come un altro per questi apostoli, questi servitori di Dio, questi figliuoli di Dio, i quali si incamminano e si sono incamminati per questo Tempio e stanno per entrare in questa porta del Tempio. Quel paralitico chissà quante volte l'avevano visto, era sempre lì, salvo probabili febbri, probabili bronchiti, quello era sempre lì, era il suo posto di lavoro, era il posto in cui doveva ricavare l'utile per il suo benessere personale, per la sussistenza. Gloria al nome del Signore. Voi vivreste da mendicanti? Ci piacerebbe vivere da mendicanti? Io credo che a nessuno piacerebbe vivere da mendicanti, perché lui era costretto, ma il Signore trasformò la sua esistenza. Il Signore la trasformò in un attimo, il Signore la capovolse completamente, la sua esistenza da così a così, alleluia, la trasformò, la ribaltò. Lui mai l'avrebbe pensato, e l'avrebbero mai pensato i servitori del Signore Pietro e Giovanni? È Dio che pensa per noi, e quando il Dio pensa, Lui sa come pensare. Lui ci pensa, Lui mi pensa, Lui ci pensa. Non è meraviglioso sapere che abbiamo un Dio così grande e meraviglioso che si interessa di ognuno di noi, che si interessa alla nostra vita, che gli interessano i nostri fatti, che entra, che siamo nei pensieri di Dio, il quale molte volte si rammarica di vederci così indaffarati, così preoccupati, a girare a destra e a sinistra. E tante volte, e io parlo ai cristiani che hanno fatto le esperienze che conoscono, ci sono tanti cristiani che molte volte si dimenticano che abbiamo un Dio che provvede a ogni nostro bisogno e ci vede affaccendarci, ci vede rivolgerci a destra, rivolgerci a sinistra, e Dio ci guarda dal cielo e dice: ma che stai facendo, figlio mio?
Figlia mia, cosa stai facendo? Ti sei dimenticato che io posso ogni cosa? Ti sei dimenticato che dice il Signore che io posso ogni cosa? Egli è il Dio dell'impossibile. Egli è il Dio dell'impossibile. E le cose impossibili agli uomini, c'è un verso glorioso che dice che sono possibili a Dio. E questo Dio che noi predichiamo, amiamo e vogliamo che gli uomini lo possano ricevere nella propria vita. Salgono per questa strada che porta alla porta del Tempio e quell'uomo meccanicamente avrà messo la sua mano come faceva di consueto. Io penso anche la notte quel poverino, durante il sonno prendeva la mano e abbassava la mano, era abituato, un poco come l'operaio vicino alla catena di montaggio che la notte sogna di fare lo stesso movimento meccanico. Si era abituato a stendere solo la mano, la stendeva, molte volte rimaneva aperta senza niente, altre volte riceveva qualcosa. E lui guardava molto bene alle persone come vestivano, se li vedeva vestiti bene dice chi c'è più speranza, se li vedeva vestiti così dice ma fammi provare, chissà che c'è. Secondo voi come vestivano questi due servitori di Dio? Vestivano di lusso? Avevano degli stracci addosso, erano ex pescatori senza cassa integrazione, venivano da una grande enorme benedizione, ma poco prima erano venuti da grande sofferenza, erano stati come pecore senza pastore nel momento che Gesù fu messo in croce, ma quando egli risuscitò e li visitò a porte chiuse cominciarono a riprendersi, a riprendere fiato, e quando la promessa venne dal cielo che scese lo Spirito Santo diventarono uomini forti, ricchi delle cose di Dio, alleluia. Erano pronti ad affrontare ogni cosa, non interessava più l'aspetto, l'abito, non interessava più, avevano una ricchezza dentro. E la ricchezza che noi vogliamo avere dentro e che abbiamo dentro dal Signore non è per noi, è per coloro che ci sono vicini. Perché l'uomo che ha Dio nel cuore non è un egoista, non è un egoista. È l'uomo pronto a stendere, e se Dio dona, dona in sovrabbondanza affinché possiamo distribuire e dare. Qual è lo scopo per cui noi siamo qui a predicarvi questa parola? Qual è lo scopo? Metterci in mostra teatralmente, mostrarci in palcoscenico e per darvi qualcosa di cui siamo stati fatti partecipi, distributori, in cui il Signore ha messo in noi il desiderio di poter distribuire a voi per fede quello che ha messo in noi, ha dato a noi quello che il Signore ci ha donato e ancora per voi in questo giorno. Gloria al nome del Signore. Erano malvestiti indubbiamente, ma il volto dei figliuoli di Dio esprime veramente una condizione di agiatezza, una condizione di tranquillità, anche economica, in barba agli scettici, anche economica. Lo crediamo, vero? Lo crediamo? Ma siete tutti testimoni come me qui, che il Signore ha provveduto anche ai bisogni finanziari, che il Signore ci provveda ogni cosa. Gloria a Dio. E quella sua mano era lì, l'avrà stesa distrattamente, ha visto che non c'era niente di particolare, niente di bello, abiti così, qualche tunichetta dal mercato di Gerusalemme, in quei mercatini rionali dove si vendeva la roba usata probabilmente. Non ha visto nessuno vestito per bene, erano due uomini di umile stato. E che uomini! E che uomini! Dio fa grande gli uomini, e gli uomini diventano grandi quando Dio è dentro di loro, alleluia. Non sono gli altri uomini che fanno gli uomini grandi, quelli sono quelli che si illudono di essere grandi, ma i grandi uomini sono fatti da un grande Dio, alleluia al Signore. Li guarda, li vede venire là, stende la mano. E in quel momento lo Spirito Santo prende Pietro e lo vide distratto. E vorrei che non sii distratto in questo momento che ti predico la parola di Dio, né tu che sei qui in sala, né tu che mi vedi, di non essere distratto quando parliamo delle cose di Dio. Sii distratto quando senti le canzoncine, sii distratto quando senti i dibattiti, puoi anche distrarti quanto vuoi, tante di chiacchiere nel mondo se ne fanno tante, ma quelle che ti predichiamo non sono chiacchiere, è parola di Dio, alleluia. Pone un po' di attenzione,
quell'uomo era distratto, perché l'apostolo dovette dire riguardo a noi, significa che si distraeva. Stese la mano, ci fa vedere se viene qualcosa e si girò dall'altra parte. Riguarda a noi. E l'uomo si incuriosì. Che Dio voglia incuriosirti santamente. L'uomo si incuriosì. Che dice questo? Che dice questo? Fallo anche tu. Che sta dicendo questo? Che sta dicendo questo? Ti dirò quello che dice quello. Alleluia. Gloria al Signore. Noi non abbiamo, parlò al plurale, non si riferiva soltanto a se stesso. Eppure Giovanni non c'è menzione che lui parlasse, era sempre Pietro a parlare. Noi non abbiamo né oro né argento, è vero? Non avevano queste possibilità, non avevano né oro e né argento, per dire le ricchezze materiali. A quell'epoca sappiamo che le monete erano fatte di oro e di argento, in una certa misura, ed essi chiarirono subito a quell'uomo: se tu aspetti che noi possiamo darti qualche cosa economicamente, noi non possiamo darti niente. Lo stesso lo diciamo noi: se tu ti credi che possiamo stenderti la mano e darti qualche cosa perché possediamo delle ricchezze umane, non è possibile, non lo avrai da noi, perché non le possediamo noi. Però dissero: non abbiamo né oro né argento, abbiamo qualche altra cosa. Abbiamo qualche altro tipo di ricchezza. Immaginatevi l'uomo come era attento in quel momento. Immaginatevi come era focalizzato a quelle parole. Ma loro che hanno questo? Se non hanno oro e argento, questi qua che cosa hanno? Me lo stai chiedendo anche tu. Se non hai da darmi qualche cosa di denaro, se non hai da darmi, da offrirmi un oggetto, cosa mi puoi dare tu? Oh, io non ti posso dare niente di quello che è mio, o meglio di quello che mi appartiene materialmente. Perché non mi appartiene quasi niente, mi appartiene l'abito che ho indosso fin quando sarò vivo, mi potrà appartenere qualche piccola cosa, ma che cosa posso darti che possa soddisfare la tua vita? Quegli uomini cosa avevano? Una tunica, una vecchia tunica? Cosa potevano dare a quegli uomini? A quell'uomo: noi non abbiamo né oro né argento, ma quel che abbiamo te lo diamo. E preselo per la mano, prese la mano di quest'uomo. Era la mano di Pietro che prendeva la mano di quest'uomo. Era la mano di Pietro, ma fra la mano di Pietro e la mano di quell'uomo c'era un'altra mano, una mano invisibile, luminosa, onnipotente, la stessa mano in questo momento è nella mia mano. Io ti offro per fede quello che Dio vuol dare a me, a te, ha dato a me, darà a te. In questo momento, oh, afferra non la mia mano materiale, afferra la mano del Signore, che nella mia mano tu potrai vederne solo il gesto. C'è una mano invisibile che ti viene posta, che ti viene offerta, una mano invisibile, gloriosa, potente. Afferrala, quell'uomo lo fece, e nell'afferrarla egli fu tirato sopra e gli disse: nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, solo nel nome di Gesù c'è potenza. Nel nome di Gesù c'è potenza. Nel nome di Gesù c'è veramente potenza. Nel nome di Gesù, e per fede in questo nome. E gli disse: sii guarito, alzati e cammina. Lo tirò sopra. Un uomo che non aveva mai camminato, un uomo che non conosceva cosa significava l'uso delle gambe, non aveva mai camminato nella sua vita. Quest'uomo saltò, saltò letteralmente, e le sue piante dei piedi si raffermarono, e gli si sentì forte come una roccia, stabile come un pilastro. Cominciò a sentire che la vita era venuta nelle sue gambe, e da quel momento cominciò a saltare della gioia. Altro che nichelino, altro che mille nichelini, altro che milione, altro che miliardo. Trovatemi un paralitico ricchissimo che non fosse disposto a dare tutte le sue sostanze per essere guarito nelle gambe. Alleluia! Questo il Dio lo fa, il Dio lo può fare, solo il Dio lo può fare. Non mi risulta che siano arrivati a fare i trapianti delle gambe. Qualcuno ha provato a fare i trapianti di cuore, a volte funzionano, non so per quanto tempo funzionano, trapianti di rene, trapianti di occhi,
ma fino ad oggi mi sembra non aver ancora sentito, forse c'è, ma non l'ho mai sentito io personalmente, confesso, se è ignoranza di scienza medica, non ho sentito ancora che si possono dare delle gambe nuove a uno che non ha mai funzionato con le proprie gambe. E Dio lo fa. Nel nome di Gesù è possibile. Senza dolore, senza traumi e senza operazioni. Quell'uomo non vide sangue. Oh sì, un sangue operò sopra di lui. È il sangue che scendeva dalla croce. È quel sangue prezioso di Gesù Cristo che ci lava, ci avvolge, ci copre, ci purifica ancora in questa sera. Il sangue di Gesù ci sta purificando ancora in questo momento. Il sangue di Gesù vuole purificarti ancora in questo momento. Abbiamo purgamento per il sangue prezioso di Gesù Cristo. Gloria al Signore. Quell'uomo saltò pieno di gioia. Come cambiò la sua vita, ve l'ho detto. La sua vita fu ribaltata completamente. In quanto tempo? Quanto tempo ci impiegò? Un attimo. Non posso dire un minuto, è troppo. Un minuto è troppo, un attimo, è bastato un attimo di fede, di chi? Prima in coloro che hanno steso la mano, o meglio in colui, ho detto in coloro perché l'altro non ha steso la mano, ma l'altro l'ha steso verso il Signore, chiedendo che coprisse con la sua potenza il suo compagno, il suo conservo. Giovanni indubbiamente erano entrambi in comunione con Dio, entrambi parlavano col Signore, entrambi sentirono questa potenza gloriosa, questa forza che gli uomini definiscono misteriosa, ma non è un mistero perché è potenza di Dio, questa stessa potenza che molti dicono che non c'è più, c'è. Il Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il Dio è lo stesso, gli uomini sono bugiardi. Il Dio è verace e fedele. Alleluia. Quello stesso Dio opera anche oggi, ma ci vogliono dei cuori che si risvegliano, che chiedono a Dio, che confidano in Dio, che credono in Dio e chiedono a Dio nell'unico nome vero e reale, nel nome di Gesù Cristo. Gesù ebbe a dire, chiunque chiede al Padre mio nel nome mio, egli riceverà. E ha potuto dire in un altro passo che egli è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Hanno insegnato agli uomini ad andare per tante vie traverse, per tanti vicoli, per tanti mezzi e strumenti che non possono niente. L'unico che può tutto è Gesù Cristo. Noi possiamo chiedere a Dio quel che crediamo, quel che vogliamo, nel nome di Gesù. E per fede lo riceveremo. Ecco la mano che ti stiamo stendendo in questo momento. È una mano di fede e di conoscenza. Una conoscenza che viene dall'alto e viene da questa parola gloriosa che a me piace tanto mostrare, che è, qualcuno dirà, ma è pesante, è leggera, è dolce, è questa parola che, di cui dobbiamo innamorarci sempre di più nella nostra vita, è questa parola che deve penetrare in noi, è per questa parola che abbiamo fede, perché la fede viene dall'udito e l'udito viene dalla parola di Dio, alleluia. La fede viene dall'udito e l'udito viene, quindi viene dall'udire che cosa? La parola di Dio. Questa parola dice che qualunque cosa chiediamo al Padre nel nome di Gesù, egli ce lo darà. Credi con tutto il cuore, Signore, vedrai com'è fedele, alleluia. È questa parola che ti annunziamo. Oh, non ti stiamo annunziando la nostra santità. Non ti stiamo predicando le nostre belle capacità. Abbiamo visto che quell'uomo entrò saltando nel tempio, andarono al portico di Salomone e lì quest'uomo tutto gioioso teneva abbracciati i fratelli. Com'è bello essere abbracciato da un ex paralitico, com'è bello essere abbracciato da un ex drogato, com'è bello essere abbracciato da un ex alcolizzato, com'è bello essere abbracciato da un ex delinquente, com'è bello essere abbracciato da un ex ammalato di cancro, di tumore, com'è bello essere abbracciato. Oh, è meraviglioso per i figlioli di Dio, sapete? Io questa esperienza, molte di queste esperienze le faccio quando il Signore libera dal peccato, quando il Signore libera dai possedimenti demoniaci, quando il Signore libera dall'infermità. Com'è bello trovare l'abbraccio di un fratello che gioisce nel Signore e ti abbraccia per quell'amore che sente, perché sa che ti appartiene, perché il Dio ha unito, perché attraverso le nostre miserie, attraverso la nostra umanità, egli manifesta la sua presenza e la sua divinità. Gloria al Signore, è meraviglioso. Voi che siete della mia chiesa, della mia comunità,
Quante volte la gente pensa di ferirmi dicendo: ma quella è una comunità di ex drogati, di ex ladri, di ex tossicomani, di ex alcolizzati, di ex. E di ex erano, ma sono uomini nuovi, trasformati dalla potenza di Dio, come questo paralitico. In un momento hanno cambiato la loro posizione da così a così. Alleluia. Fallo anche tu. Fallo anche tu. Fallo anche tu. È meraviglioso che gli ex non torneranno più in quel campo a essere ex. Rimarranno ex e usciranno per sempre da quelle condizioni, perché ciò che fa Dio lo fa in maniera stabile, permanente. Alleluia. Lo credete col cuore? Io so che parlo a una chiesa che ha visto queste cose, e a qualcuno che non ci crede diciamo: vieni e vedi. Non troverai un botteghino con i biglietti all'ingresso, non troverai chi ti chiederà dei soldi, chi ti chiederà di fare l'offerta agli orfanelli. No, non troverai. Potrai liberamente accedere, sederti, glorificare Dio insieme a noi, chiedere al Signore, dire: Signore, rivelati quello che veramente tu sei, rivelati alla mia vita. Fallo come hai fatto con quel paralitico. Oh, stiamo innalzando Gesù Cristo, vero? Intendiamo innalzare il nome di Gesù Cristo. Alleluia. Intendiamo lodare Dio, onorare Dio, perché dopo che quest'uomo si portò al portico di Salomone, tanta gente lo conoscevano tutti, ma quello non era quel paralitico che per tanti, ma forse è il fratello, o forse è un sosia, ma altri dicevano: è proprio lui. Io credo che qualcuno è corso fuori a vedere se c'era ancora là fuori. Qualcuno, nel vederlo guarito da una situazione impossibile, sarà uscito fuori. Ci vai a controllare, vediamo se è proprio lui. E da lontano: è lui, è un uomo nuovo, ha delle gambe nuove. Non ebbe solo delle gambe nuove, ebbe un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un'anima purificata, una vita nuova. Credete che il Signore faceva nuovo le gambe e non faceva nuovo prima quello che c'era dentro? Credete voi che il Signore opera soltanto a livello del corpo? Quando ha operato a livello del corpo, ha già operato a livello dell'anima. Gloria al nome del Signore. E allora guardarono, tutta l'attenzione si spostò. E questa attenzione, come è fatta di tutto il genere umano che si aspetta di avere sempre dall'uomo, scusatemi, si spostò direttamente su questi due figlioli di Dio. Cominciarono ad accorgersi che gli sguardi erano verso di loro. Li guardavano. Che potenza che hanno questi uomini. Questi uomini allora sono importanti. Al di là di quello che sono i loro abiti, la loro presenza, questi uomini hanno fatto questo, hanno fatto questo. Gli uomini hanno fatto questo. L'aveva fatto Pietro e Giovanni? Sono gli uomini che fanno? Io dico di più: gli uomini lo fanno, ma per l'autorità di Dio e nel nome di Gesù Cristo. Tutti gli uomini possono farlo? Tutti gli uomini possono farlo? Lo possono fare i servitori di Dio, le serventi del Signore. Quanti ce ne sono qui nel mezzo di noi? Vediamo. Quanti si sentono servitori di Dio? Quanti ci sono? Quanti ci sono servitori di Dio e serventi del Signore? Vediamo quanti ce ne sono qui in questa sala. A voi è dato, a me è dato, a quanti altri non sono in questa sala ma sono ancora nel mondo, che vivono la loro vita da cristiani reali e autentici. Essi sono vittoriosi, hanno questa autorità, questa facoltà per fede nel nome di Gesù Cristo. Lode onore al Signore, lode onore al Signore. Gloria a Dio. Grazie Signore. Ed ecco l'occasione dell'evangelizzazione. Uomini israeliti, cari cittadini, cari connazionali, che guardate a noi per queste cose? Li vedrete i miracoli, perché i miracoli esistono, perché Dio c'è. Dio c'è. Gesù c'è. Gesù è vivente.
Lo Spirito Santo c'è. Molti dicono che grido, devo gridare per forza, qualcosa che non posso trattenere. Sappiate, non lo faccio apposta. Non lo faccio apposta, perché lo sento qui, è qualcosa che è nel mio petto. Io non grido solo in televisione, grido tutte le sere, lo sanno bene i fratelli e le sorelle che mi ascoltano. Sapete perché grido? Perché sono stato muto per tanti anni. E lo Spirito di Dio ha aperto la mia bocca. E lo Spirito Santo ha aperto la mia bocca. E io chiedo che attraverso la mia bocca esca dell'acqua viva. Escano le sorgenti del Signore, che bagnino me e bagnino quanti possono ascoltare, per la gloria di Dio, per innalzare il nome di Dio, per elevare il nome di Gesù Cristo. E si dissero: che guardate a noi, come se fosse per la nostra santità che quest'uomo ha recuperato le gambe, perché noi siamo tanto bravi. Quanti se l'avrebbero preso il posto di quegli uomini, avrebbero detto: ah, avete visto come siamo bravi? Un assegno. E Dio condannerebbe queste cose nella maniera determinante. Le cose di Dio sono date gratuitamente, non costano niente. E Dio non accetta i voti di argento e di oro. E Dio non vuole le somme. Il Dio non vuole una riconoscenza in cose che non sa che farsene. Dio non ha bisogno di damigiane di vino. Dio non ha bisogno di spese di alimentari. Dio non ha bisogno di assegni bancari. Dio non ha bisogno proprio di niente. Lui ha tutto, alleluia. Però lui gradisce una sola cosa. Lui gradisce il tuo cuore. Il ringraziamento sincero di un cuore rinnovato dallo Spirito, di un cuore riconoscente a Dio. E quando essi testimoniarono quello che è avvenuto a quell'uomo, quello che è avvenuto a quest'uomo che voi avete innanzi, quello che avviene a tanti uomini, che è avvenuto a tante donne, è stata opera di quel Gesù che fu messo in croce, innocente, sangue innocente, fu condannato nonostante che Pilato l'avesse riconosciuto innocente. E politicamente, diplomaticamente, per non mettersi contro nessuno, si lavò le mani. Faccio una parentesi, ma se li lavò proprio le mani. Io credo che con quell'acqua se li sporcò di più Pilato quelle mani, perché non si possono lavare con acqua delle mani bagnate e intrise di sangue innocente. Gloria al nome del Signore. Ed essi testimoniarono che quel Gesù che fu messo in croce risuscitò il terzo giorno. Ora siede alla destra di Dio e ha mandato lo Spirito Santo attraverso quella potenza. Quell'uomo ricevette l'uso delle sue gambe. Attraverso questa potenza, se il tuo cuore è sincero e aperto in questo preciso istante, al di là di un orologio e di un orario, di una giornata, se in questo preciso istante, e mi riferisco a quanti sono presenti qui e quanti vedranno attraverso la televisione, se noi crediamo in questo preciso istante e chiediamo con tutto il cuore al Padre nel nome di Gesù, quello che stai chiedendo lo stai anche ricevendo, per il nome di Gesù, per la virtù che è in Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Benedetto in eterno. Vogliamo chinare il nostro capo, poche parole di preghiera. Padre Celeste, Padre Santo, vengo a te nel nome di Gesù Cristo, ancora che questa parola gloriosa che è penetrata nel mio cuore, che è stata annunziata ancora in questo giorno, possa, Signore, aver trovato dei cuori aperti e sinceri, pronti a riceverla e pronti a inserire la chiave della fede nella toppa giusta, affinché ogni porta sia aperta, perché tu, Signore, apri ogni porta. Tu sei il Signore che apre ogni porta, anche quelle blindate. Tu non hai bisogno di lancio ossidrica, tu non hai bisogno di oggetti. Tu puoi aprire ogni porta, e la porta che ti chiedo in questo momento di aprire in particolare, di mantenerla aperta, perché già è aperta, e se altri la vedono chiusa la possono vedere aperta, è la porta della tua grazia e della tua misericordia. Signore, opera in quanti in questo momento stanno sinceramente dicendoti: Signore, interessati di me. Io mi sento come quel paralitico di un tempo,
lo hai fatto a lui, fallo anche a me, lo dice la tua parola. Signore, benedicili, stendi la tua mano, salvali, guariscili, liberali e falli nei tuoi figliuoli, in Cristo Gesù, benedetto in eterno.